Ciao ragazzi, ebbene sì, l'Inter è riuscita nell'impresa, diciamo, nell'impresa comunque di riuscire a vincere in un campo comunque difficile della prima classificata di un girone alquanto pazzo di questa Champions League, forse il più pazzo, forse il girone di ferro di questa Champions League, dove vede appunto l'Inter, il Borussia Mönchengladbach, il Real Madrid e lo Shakhtar, dove uno a primo impatto direbbe che l'Inter e il Real Madrid, soprattutto il Real Madrid, passerebbero non molto facilmente, però comunque in tranquillità. Forse l'Inter sa, giocherebbe un poco sulla carta col Borussia, ma neanche, perché l'Inter di rosa comunque è molto superiore al Borussia, secondo me. Quindi l'Inter riesce a vincere fortunatamente dopo un primo tempo e secondo tempo molto rocambolesco. Primo tempo appunto che inizia con bene per l'Inter con un gol di Darmian su assist di Gagliardini, una partita molto, molto avvincente comunque all'inizio. Il Borussia ci tenta con alcune occasioni, anche l'Inter dall'altra parte ci prova, trova il gol Darmian e poi alla fine del primo tempo proprio trova il gol Alexandre Plea, attaccante del Borussia Mönchengladbach. Nel secondo tempo diventa una partita ancora di più avvincente perché entrambe le formazioni comunque hanno voglia di vincere la partita, ovviamente, perché il Borussia Mönchengladbach deve confermare il primo posto sorprendentemente nel girone e l'Inter deve comunque cercare di, è l'ultima possibilità per cercare di passare questo girone, perché l'Inter sappiamo se senza una vittoria o soprattutto comunque con una sconfitta sarebbe automaticamente eliminata anche con una giornata rimasta da giocare. Quindi l'Inter comunque nel secondo tempo ci prova e trova prima gol con Lukaku, che è bravo a liberarsi fi fisicamente del difensore del Mönchengladbach, e poi secondo gol sempre di Lukaku, bravissimo a smarcarsi nell'area. Lì il Borussia poi successivamente riaccorcia nuovamente le distanze, sempre con un gol di Plea lasciato da solo su un'uscita sbagliata comunque dall'Inter, personalmente, di Sanchez, che sbaglia un passaggio orizzontale, anzi non riesce neanche a fare il passaggio, viene subito intercettata la palla e poi in diagonale per Plea, che si trova da solo davanti ad Handanovic. Infatti da quel lato di Bastoni, comunque Bastoni ha deluso in questa partita, ultimamente sta un po' deludendo questo giocatore, comunque è un giocatore, un prospetto molto interessante, un giovane, forse uno dei giovani più promettenti italiani in questo momento, però ultimamente non sta giocando benissimo. Alla fine comunque l'Inter viene annullato anche un gol al Borussia Mönchengladbach per fuorigioco, giustamente, perché un attaccante che si trova proprio davanti ad Handanovic ostacola comunque la visione del portiere e forse devia anche un poco la palla dopo un tiro da fuori area. L'Inter quindi, ripeto, fortunatamente riesce a vincere questa partita molto difficile, in un campo molto difficile. Forse è una cosa buona che non ci sono i tifosi per questa partita, perché l'Inter avrebbe fatto veramente difficoltà, ha trovato molta difficoltà in questa partita. Senza l'atmosfera calda creata dai tifosi del Borussia Mönchengladbach, forse questa è una cosa che ha aiutato l'Inter, ovvero la loro assenza, l'assenza dei loro tifosi del Borussia Mönchengladbach, forse ha aiutato l'Inter a trovare comunque la vittoria. L'Inter quindi va a 7 punti ed è ancora in corsa appunto per vincere forse addirittura il girone con un'ultima giornata da giocare in casa contro lo Shakhtar Donetsk. Importante per l'Inter perché comunque sappiamo che l'Inter ultimamente sia in campionato che comunque soprattutto in Champions, perché in Champions sappiamo che non ha ancora vinto una partita, prima di questa partita non aveva ancora vinto una partita, finalmente è arrivata la vittoria, e appunto questa vittoria può dare morale comunque alla squadra, aiutarla sia in campionato che per l'ultima partita, sperando non sia l'ultima per i giocatori di Conte in Champions League. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un commento, diteci cosa ne pensate di questa partita, cosa pensate di quest'Inter che traballa ancora un pochino, non riesce a trovare ancora la sua forma migliore. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!